semplici attività civiche organizzate in questi ultimi 5 anni dagli attivisti del Meetup 256 costituisce un importante momento di incontro, confronto e riflessione per chi, come noi, crede fermamente che soprattutto la legalità abbia bisogno di partecipazione ed esempio. Se tutti noi questa sera siamo qui è perché sentiamo l'intima necessità di approfondire quegli argomenti che a volte gli organi di informazione trascurano per accondiscendenza, interesse, ragioni editoriali o di tiratura. Infatti, come molti di voi sapranno, questo film, sin dalla sua uscita, è stato ritenuto dal sistema un documentario scomodo, al punto da non ottenere né un contributo da parte del Ministero dei Beni Culturali, accordato invece a pellicole più leggere, né un'adeguata considerazione dalla rete cinematografica, al punto di divenire quasi un film clandestino, che oggi, per essere proiettato nelle sale, deve essere richiesto direttamente da scuole, associazioni o movimenti come il nostro. La trattativa, come già detto, non è un film leggero, poiché mette in scena la verosimile negoziazione tra lo Stato e la mafia, che consentì la cessazione del periodo stragista degli anni 90, oggetto del processo che a Palermo vede sul banco degli imputati, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, uomini delle istituzioni e mafiosi di Cosa Nostra. Un film che, lo ricordiamo, si basa su fatti documentati in libri, articoli, verbali e atti processuali. Al termine della proiezione è previsto l'intervento della regista Sabina Guzzanti, in arrivo da Roma, che sarà a disposizione del pubblico per rispondere ad eventuali domande. I ringraziamenti di solito si fanno alla fine, ma questa volta è opportuno farli all'inizio, poiché se questo evento ha potuto aver luogo è grazie alle donazioni che molti di voi e alcuni sponsor, di cui alcune brochure sono attaccate sulle poltroncine, ci hanno accordato per affrontare le relative spese, ma in particolare alla determinazione e alla dedizione di alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle Latina che da gennaio hanno dedicato il loro tempo in incontri e banchetti promozionali e da cui chiedo cortesemente al pubblico in sala di dedicare un meritorio applauso. Adesso desidero cedere la parola a Gaia Vernarella che vi introdurrà un argomento concernente comunque la legalità che è un problema sia nella nostra città che nella nostra regione. Grazie. Anch'io voglio unirmi al ringraziamento degli attivisti del Meetup di Latina, perché senza l'impegno di questi cittadini, che ricordo sono dei volontari e lo fanno perché credono che esista una parte della popolazione che debba vedere riconosciuti i propri diritti e i propri principi, uno dei quali appunto è quello che oramai si ripete, no? Questa parola onestà viene ripetuta, oramai anche noi siamo stanchi di sentirla perché la sentiamo veramente sulla bocca di tutti, la sentiamo sulla bocca dei governanti che oggi sono nei palazzi, che hanno le maggioranze, che dovrebbero fare una legge anticorruzione che sia valida e che stiamo aspettando tutti da tempo. Quegli stessi deputati, di cui sappiamo benissimo, moltissimi indagati, moltissimi condannati, moltissimi processati appunto in attesa di giudizio, queste stesse persone di cui oggi vengono arrestati i più fidi collaboratori, parlo del primo segretario di Zingaretti, il nostro presidente della regione, il faccendiere, quello che un po' era dell'Utri per Berlusconi e quello che un po' è stato Buzzi per Alemanno e molti altri sindaci prima di lui. Beh, mafia capitale, Pignatone che porta a Roma il pool antimafia, sdoganando l'idea che Cosa Nostra sia solamente a Palermo. Ce l'abbiamo qui nella gestione dei rifiuti, abbiamo Borgo Montello che sappiamo benissimo è stata gestita da un clan di casalesi, sappiamo benissimo che Don Buschin è stato incaprettato e quindi è stato
eseguito il suo omicidio in tipico stile mafioso, però agli atti risulta un tentato furto. Ecco, noi vorremmo che chiedere veramente con atti e non soltanto con parole. Ed ecco, io non voglio fare un discorso politico, però questi ragazzi che vivono a Latina, che vedono appunto lo scempio, e potrei parlare della questione del consumo del suolo, delle varianti urbanistiche che non si capisce come siano state fatte in questo paese, come se ci fosse un piccolo Vito Francimino anche qui a Latina. Ecco, io vorrei appunto chiudere con questa riflessione. La trattativa che cosa ci ha lasciato? Ci ha lasciato questa classe politica, e noi stiamo combattendo per levarcela di torno. Grazie. Buona visione.